Da tempo il governo tenta di convincere gli italiani che il superbonus è stato un grave errore. Peccato però che a fine luglio, quando la gran parte dei giornali e telegiornali erano già, diciamo così, in ambiente di ferie, è stato pubblicato un atto fondamentale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, un programma scritto in base alle leggi vigenti e si chiama Programma Nazionale Integrato Energia-Clima. Ed è un dato appunto fondamentale, è un programma fondamentale in tema energetico e climatico. Andiamo a vedere che cosa prevede nelle parti fondamentali. Questo è l'annuncio dell'avvio alla Commissione europea appunto di questo programma. Andiamo sulla parte detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione degli edifici. Viene confermato che hanno giocato un ruolo fondamentale nello sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili del fotovoltaico e anzi viene chiarito che il grosso del fotovoltaico è stato installato grazie al superbonus, 2,5 gigawatt, quindi il grosso del fotovoltaico negli ultimi 2 anni è stato installato grazie al superbonus. E nella parte in azzurro si conferma questo dicendo per la misura in questione è prevista una riforma generale di potenziamento, non depotenziamento, ma potenziamento. Ancora, viene confermato che c'è un problema di scarsi incentivi per i proprietari ad effettuare interventi strutturali, che quindi vanno migliorati e aumentati. E infatti, veniamo alla parte ancora diciamo così, più importante, sempre in tema di detrazioni fiscali, annuncia come sarà necessaria un'attuazione di una riforma generale in questo tema, con un approccio integrato. Questa dovrà prevedere una durata almeno decennale e dovrà, non potrà, ma dovrà avere come affiancamento strumenti finanziari di supporto, ad esempio finanziamenti a tasso agevolato, anche a copertura totale dei costi di investimento e cessione del credito. E cessione del credito. Quindi questo governo ha ucciso la cessione del credito, il Ministero nel Programma Nazionale Integrato Energia Clima dice che c'è bisogno della cessione del credito, che dovrà esserci la cessione del credito, in totale opposizione a quello che il governo sta facendo. Viene quindi da chiedersi, ma il governo li legge gli atti dei propri ministeri? Soprattutto li capisce? E questo governo, questi partiti che formano questo governo, che durante la campagna elettorale dicevano che il superbonus era una cosa buona e che andava migliorata, che quando erano all'opposizione dicevano va risolto immediatamente il problema dei crediti incagliati, delle decine di miliardi di crediti incagliati e non l'hanno minimamente risolto. Ecco, questi partiti che cosa intendono fare? Andare contro gli stessi programmi scritti dai loro stessi, o meglio, dai ministeri nei quali siedono i loro ministri?